Si accende una nuova puntata di Night and Day dal piazzale della stazione a Belluno, dove c'è la sede del gruppo Scuole Guida Bellunesi. Siamo alla terza settimana, oggi siamo in aula e parliamo di novità, di corsi, di normative. Alessandro, inizio subito col farti una domanda, ma è vero che tra pochissimo i ragazzi di 17 anni potranno già mettersi alla guida? Sì, è vero, con questa nuova normativa, si chiama guida accompagnata, c'è la possibilità da parte di 17 anni di potersi mettere già al volante di un'autovettura. Ovviamente in questo caso qui ci saranno però dei determinati requisiti che dovranno avere, come per esempio la patente A1 già in tasca, che è quella diciamo per i 125, quindi il candidato dovrà già aver appunto sostenuto un esame di teoria con esito positivo, l'esame di guida per aver ottenuto la prima patente di guida e quindi a 17 anni potrà mettersi già al volante di un'autovettura. Prima di poterlo fare a casa dovrà comunque sostenere un corso presso l'autoscuola con un 10 ore di guida obbligatorie che andranno a diciamo toccare un po' tutti i punti fondamentali, sia per quello che riguarda il primo approccio al volante, sia poi per quello che riguarda una guida un po' più evoluta, quindi parliamo di guide in ambito notturno, parliamo di guide in ambito extraurbano, extraurbano principale o autostradale, in modo da dare all'allievo una formazione iniziale già ottimale. I requisiti rispetto magari a un neopatentato attuale saranno diversi, in quanto per esempio la persona potrà mettersi alla guida comunque a casa, ma solo con un veicolo che ha gli stessi requisiti per dei neopatentati, quindi 55 kW massimo di rapporto peso-potenza del veicolo, 55 kW a tonnellata o 70 kW di potenza effettiva. Inoltre l'accompagnatore, quindi il genitore o chi accompagnerà accanto, dovrà essere un accompagnatore diciamo buono, perché gli accompagnatori che hanno subito periodi di sospensione della patente di guida o di revoca e quant'altro non potranno istruire il ragazzo. Inoltre andrà comunicato un massimo di 3 accompagnatori che potranno diciamo prendersi la responsabilità del minore, perché comunque stiamo parlando di una persona che non ha ancora i 18 anni, quindi a livello di diciamo di codice è una bella responsabilità. Ok, ti ringrazio, sei stato esaustivo, niente hammer per fare imparare a guidare e occhio alla patente. Senti, questo gruppo Scuole Guida Bellunesi si occupa di corsi per neopatentati, corso guida, ma voi fate anche tanti altri corsi, cioè avete delle attività in piedi davvero interessanti e molteplici, ce ne ricordi alcuni? Sì, diciamo che noi come autoscuola copriamo praticamente la totalità dei corsi che possono essere fatti per ottenere sia abilitazioni normali come le patenti di guida, ma anche abilitazioni più specifiche. Abbiamo anche in partenza in questi prossimi mesi sia i corsi ADR, che sono quelli che servono per il trasporto delle merci pericolose, ma ci occupiamo anche di corsi per la guida di veicoli di emergenza, ci occupiamo di corsi per le scorte tecniche, per chi fa i trasporti eccezionali o quant'altro, e anche i corsi per ottenere l'abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente, che anzi adesso a breve partiranno anche i corsi per il rinnovo, in quanto il rilascio della carta di qualificazione del conducente ha portato un'ottima aggiunta a quella che è l'educazione di persone che fanno un determinato tipo di attività come professione, quindi l'obbligo di ottenere un documento a seguito di un corso che li, diciamo, li attesta professionalmente, quindi una qualifica migliore da parte degli autisti moderni, okay? Ma anche l'obbligo di rinnovare questo titolo, quindi comunque di essere diciamo ogni tot anni obbligarli a seguire un corso per rinnovare un attimo tutte le varie informazioni su le nuove normative, su quello che succede sia in ambito comunitario ma anche in ambito dell'Unione Europea, e quindi riuscire a mantenere una formazione continua di questi
conducenti che poi appunto per il loro tipo di professione, sia per chi lo fa per trasporto di merci e anche poi per chi lo fa per trasporto di persone, permette di avere dei conducenti più qualificati e sicuramente migliori poi alla guida.